Per chi vuole cambiare vita trasferendosi nella capitale del Regno Unito, spesso il denaro è un problema. Londra è, secondo un rapporto dell'Economist, la sesta città al mondo in cui la vita costa di più. C'è da considerare anche che mediamente gli stipendi degli abitanti londinesi sono più alti di quelli del resto d'Europa. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quanto costa vivere a Londra. Sigla! Sicuramente ci sono molte spese, ma quanto costa vivere a Londra? Partiamo dall'alloggio. Quando ci si chiede quanto costa vivere a Londra, risulta immediato porsi il problema dell'alloggio. I prezzi dell'affitto degli immobili nella capitale inglese sono infatti molto alti se paragonati al resto delle città europee. Come molti sanno, Londra è divisa in ben 9 zone concentriche e più ci si allontana dal centro, meno si pagherà un affitto alto. Sembra logico, no? I prezzi sono vari ed è possibile trovare stanze o appartamenti per quasi tutte le tasche. Quasi. In zona 3, nell'est di Londra, potrai assicurarti per circa 60 sterline a settimana una stanza doppia, che diventeranno facilmente 100 sterline se vuoi una stanza singola. O se hai la necessità di una stanza invece di dimensioni più grande, arriverai a spendere all'incirca 600 sterline al mese. Per circa 900 sterline al mese potrai affittare uno studio flat. Spesso si tratta di un monolocale non troppo ben messo, mentre invece per l'affitto di un appartamento si arriva a spendere da 1100 a 1800 sterline, e questo dipende chiaramente dalla zona e dalla metratura e soprattutto se possiedi le garanzie che le agenzie di real estate richiedono. Trasporti. A Londra, come saprai, muoversi in auto non è assolutamente indispensabile grazie agli ottimi servizi di trasporto pubblico. A fronte della loro grande efficienza, il loro costo non è sicuramente trascurabile. Fondamentale per muoversi con i trasporti pubblici londinesi è la Oyster Card. Viene venduta ad un prezzo di 5 sterline e puoi ricaricarla sia con abbonamenti sia per singole corse. Dunque, quanto costa vivere a Londra e muoversi con i mezzi pubblici? L'abbonamento alla metro è diviso in zone. Per esempio, un abbonamento settimanale per la zona 1 costa 33 sterline. L'abbonamento per l'autobus e tram vale per tutta la città ed ha un costo di 21 sterline a settimana. Se vuoi abbinare il risparmio all'attività fisica, Londra ti permette di spostarti anche in bicicletta. Puoi contare per esempio su Santander Cycles per il noleggio in sicurezza delle bici. Il prezzo del noleggio è di 2 sterline al giorno per mezz'ora e più di 2 sterline per ogni mezz'ora successiva alla prima. Se preferisci il prezzo del noleggio annuale, in questo caso ti conviene, sono 90 sterline. Ti ricordo che sui trasporti pubblici si può anche usufruire di sconti per gli studenti e sono gratuiti per gli over 65 e gli under 12. Il cibo. Le spese per il cibo sono spesso soggettive, dipende infatti da ognuno di noi e la quantità e la qualità di cibo che scegliamo. Logico. Bisogna tenere sempre a mente che per gli inglesi il pasto principale è la cena e a pranzo si fa una piccola pausa. La spesa media, servendosi in uno dei negozi delle grandi catene come Tesco e simili, sarà di circa 30-40 sterline a settimana, però tutto dipende da te. Qualche tempo fa ho fatto un video dove dimostro che con sole 10 sterline a settimana è possibile fare una spesa senza farsi mancare proprio nulla. Ti consiglio di vederlo. Trovi il link in descrizione in questo video. Telefono. Oggi sappiamo che lo smartphone è indispensabile anche sul lavoro. Una delle prime spese da affrontare è quindi quella di una linea telefonica. I prezzi in UK non sono altissimi e potrai acquistare una SIM con chiamate, SMS ed internet 4G dell'operatore Giffgaff a partire da 5 sterline fino ad arrivare a 20 sterline al mese. Anche in questo caso ne ho parlato in un altro video e come al solito trovi il link in descrizione. Londra è senz'altro una città che offre moltissimi divertimenti. Se si vuol sapere quanto costa vivere a Londra, è indispensabile mettere in programma anche qualche piccolo extra. Cinema. I costi vanno dalle 4 sterline alle 13-15 sterline a seconda del giorno della settimana che si sceglie. La birra al pub. Una pinta di birra di circa 500 ml vi verrà a costare circa 4 sterline. Hai letto l'articolo in cui parliamo dei pub più belli di Londra, vero? Indovina dove trovi il link? In descrizione. Cena fuori. Mediamente una cena al ristorante ti costerà dalle 20 alle 30 sterline a persona. Molto incidono gli alcolici. Sigarette. Un pacchetto di sigarette costa circa 9 sterline, mentre una busta di tabacco costa 4-5 sterline. Non ti resta che sommare le varie spese e limarle in base alle tue esigenze personali.
il mio consiglio è non fumare. Spero dunque di averti dato tutte le informazioni di cui hai bisogno per calcolare il budget necessario durante il tuo soggiorno a Londra. E mi raccomando, fammi sapere e condividi la tua esperienza, magari se hai qualcosa in più a me. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!